Allora, i tre punti principali del mio programma elettorale sono: 1. Migliorare la connettività del collegamento ferroviario, stradale, delle persone, quindi, ma anche dei dati. Dobbiamo viaggiare molto veloci se vogliamo migliorare la competitività del nostro territorio rispetto agli altri territori. 2. Per deformazione professionale dico che dobbiamo diventare i più bravi per quanto riguarda la formazione e l'istruzione dei nostri istituti, ma già lo siamo abbastanza, perché vogliamo dei laureati, dei ragazzi brillanti, efficienti, che possano affrontare il futuro forti. 3. Dobbiamo assolutamente dedicarci agli ecosistemi rivoluzionari di come si sta nel mondo del business, del commercio. Dobbiamo capire bene, perché sono cambiate tante cose, e quindi dobbiamo avere questi ecosistemi innovativi dove innovazione e ricerca sono la parola d'ordine, ma per essere al passo coi tempi, per stare sul mercato mondiale, ci dobbiamo fare anche aiutare. Aggiungerei anche, se mi permetti, altri 2 punti. 1 sono che il nostro territorio biellese ha una grande tradizione nella produzione manifatturiera tessile, c'è ancora tanto spazio secondo me. E poi dobbiamo puntare molto su il nostro paesaggio meraviglioso biellese, con un turismo di qualità, di nicchia, valorizzando anche i nostri prodotti non gastronomici. Da tempo i servizi sono condivisi, in particolare i servizi importanti che sono la gestione dei servizi integrati per l'acqua e per i rifiuti urbani. Lì abbiamo già 2 consorzi comunali molto importanti e a quelli dobbiamo fare riferimento. Secondo me c'è un grande lavoro che è stato fatto da valorizzare, da portare avanti in un certo modo, ma secondo me si possono fare ancora dei miglioramenti. In particolare per quanto riguarda, per esempio, il discorso dei rifiuti solidi urbani, su Biella bisogna mettere ancora a posto alcune cose, perché sì, facciamo una puntuale, ma per esempio nei condomini, se uno butta un sacchettino e gli altri ne buttano 12, alla fine poi bisogna dividere le cose. Territori si parlano, le città si parlano, una volta c'era un consorzio dei comuni, poi pensavamo che la provincia potesse sostituire, secondo me bisogna tornare a parlare di più tra i comuni. Poi si potrebbe aprire il discorso della Grande Biella, ma lasciamolo da un altro momento. Allora, intanto io penso che un giovane sia una persona che vuole comunque vivere anche un po' di avventura. Se noi, i nostri figli e i nostri allievi non ci direbbero sì, c'è un bellissimo posto per studiare anche a Biella, che è Città Studi, che è un gioiello meraviglioso, però qualcuno sente il desiderio di andare a Pavia, a Trento, a fare fisica, andare a fare medicina da un'altra parte, eccetera. Che credo che sia anche un po' il bisogno di allontanarsi di casa e di vivere delle esperienze che ti facciano maturare. Per esempio noi alle superiori, tanti ragazzi nostri il quarto anno prendono e vanno a farlo all'estero, ritornano carichi di esperienza incredibile e la mettono a disposizione. Io credo che quando un ragazzo finisce l'università abbia il diritto di poter dire: mi fermo in questo posto che ho studiato perché è bellissimo, un'opportunità, oppure trova il lavoro a Milano, trova il lavoro a Venezia, trova il lavoro a San Francisco, trova il lavoro dove gli pare, insomma. Non è che dobbiamo bloccare le persone per forza qua, noi dobbiamo dare opportunità, noi siamo cittadini del mondo, apparteniamo al pianeta, ovunque uno possa trovare vocazione, possa trovare opportunità, vuole fare il missionario, vuole andare a vivere in Brasile, si deve realizzare come persona. Secondo me questa è una ricchezza per il biellese, se riusciamo a far sì che ogni persona biellese che vive nel mondo diventi un ambasciatore della nostra terra. Io vorrei dire a tutte le persone che stanno studiando in giro per l'Italia o in Europa, e alle persone che vivono a Parigi, a Londra, eccetera, diventate nostri ambasciatori, dobbiamo farci conoscere. Va costruita una narrativa, bisogna partire dall'identità, chi siamo, qual è la nostra storia come comunità, che è una storia di storie, bisogna raccontarla e bisogna far sì che le persone ne prendano consapevolezza, cioè la conoscano, e coscienza, l'orgoglio di essere biellesi. Arrivati qui dal Veneto, arrivati qui dalle Puglie, arrivati qui dal Marocco, arrivati qui dalla Cina, nel momento in cui siamo qui siamo, con le nostre tradizioni, siamo tutti biellesi.
dobbiamo conoscere il territorio dove viviamo, dobbiamo rispettarlo, dobbiamo lavorare per renderlo più bello. L'erba del vicino è sempre la più verde, ma a volte non si apprezza, proprio perché non si conosce, non si apprezza abbastanza il territorio in cui si vive. Guardate che noi viviamo in una terra bellissima. La nostra città può diventare più bella, secondo me, si può fare più attenzione, ma abbiamo una ricchezza intorno a noi di paesaggio che è straordinaria. Io credo che si deve lavorare sulla comunicazione. Poi uno, un po' per carattere, un po' per personalità, ha un bicchiere in mano, lo può vedere o mezzo vuoto o mezzo pieno. Normalmente la gente lo vede sempre mezzo vuoto. Bisogna in qualche maniera attivare dei meccanismi di comunicazione per rendere la gente un po' più positiva, un po' più costruttiva. Allora, è un discorso urbanistico generale. Io ho fatto già il sindaco a Biella alcuni anni fa e tanto ci vogliono le risorse. Le risorse oggi si trovano in Europa, perché i trasferimenti dallo Stato centrale alla periferia, cioè ai capoluoghi, è molto ridotto e ogni anno subisce dei tagli per la scelta del governo. Non sappiamo tra qualche mese a quanto aumenterà l'IVA, che tipo di tassazioni ci saranno, perché lo Stato fa delle scelte che io non condivido rispetto a questo governo, dove il dare soldi alle persone, chiamalo reddito di cittadinanza, chiamalo andare 2 anni prima alle persone, tutte scelte legittime ma che costano, e la coperta è quella, e quindi in qualche maniera bisogna fare i conti. Oggi i soldi non ce ne sono, bisogna attivarsi per creare ricchezza, e ci sono tanti modi per farlo, qualche idea noi ce l'abbiamo. Certo che il centro storico deve essere ripulito, deve essere abbellito, deve essere piacevole percorrerlo e abitarci, senza dimenticare ovviamente le periferie. Le periferie non devono essere dimenticate, perché fanno parte del tessuto urbano. E quindi cercare di immaginare un qualche cosa di itinerante che vada a toccare tutti i punti esterni della città, penso a Chiavazza, penso al Vandorno, penso al Barazzetto, penso al Favaro, è qualche cosa sicuramente da programmare.